L'app Municipium del Comune di Pescara, che era stata utilizzata per la prima parte dell'emergenza sanitaria Covid-19, ora offrirà nuovi servizi ai cittadini di Pescara. Assessore, se c'è così? Sì, è già stata utilizzata per questa pandemia per comunicare ad esempio il ritiro, luogo, data e ora del ritiro del buono spesa ad esempio, però è una base dove abbiamo implementato una serie di servizi anche anagrafici, perché ovviamente già stavamo andando in una direzione di digitalizzazione dei servizi comunali, ovviamente a maggior ragione oggi con questi problemi di distanziamento sociale spingiamo ancora di più. Infatti attraverso questo sistema cercheremo un po' di rendere più comoda la vita dei cittadini pescaresi attraverso lo scarico di questo strumento, che permetterà ad esempio di fare anche certificati anagrafici senza recarsi presso gli sportelli, rispondendo a due ordini di motivi. Uno è ovviamente la diminuzione di personale degli enti locali, e quindi un fatto oggettivamente interno. L'altro, rispettando le norme sul distanziamento sociale, che permetterà non contatti tra sia l'utenza che tra l'utenza e i dipendenti del Comune di Pescara, che ovviamente saranno un po' sollevati da questi contatti e dal lavoro da fare. In questo modo il Comune di Pescara va verso quelle che sono le esigenze del territorio e vuole avvertirli puntualmente di tutto ciò che avviene sul territorio. Infatti pensiamo ad esempio a una chiusura repentina di una scuola dovuta a motivi meteorologici, attraverso una notifica push, quindi ricevendo una lampadina, una notifica sul nostro telefono, il comune dirà: guarda che ti vogliamo dire una cosa. Il genitore potrà aprire questa notifica e dire ad esempio: la scuola è chiusa, sperando che riapra al più presto ovviamente. Poi auspicate che un maggior numero di cittadini possa iscriversi e possa scaricare questa app? La finalità della conferenza stampa è proprio questo, il messaggio: scaricate questa app, proprio per fare in modo che la più cittadinanza possibile possa accedere ai servizi innanzitutto e alle comunicazioni che il Comune vorrà dare alla cittadinanza tutta per rendere più comoda la vita, la chiusura di una strada, l'interruzione di un servizio idrico, qualsiasi cosa. Vogliamo rendere comoda e vivibile sempre di più la città di Pescara attraverso la tecnologia.